Scusa, ti faccio una domanda chiaramente dalla seconda bresciana. È calcio d'agosto, tu ne hai fatte tante, si parte anche da giocatore, sai che a volte succedono partite terribili e partite epiche. Però Brescia è più avanti nella preparazione rispetto al Mantova, perché comunque la comincia da prima, perché il campionato avrebbe dovuto, ovviamente per lui no, ma per le altre cominciare prima. Che squadra hai visto come quella che hai lasciato, che avevi imparato a conoscere? Ti dico Di Fabrizio, ma cosa si fa? ti dico, non sta a me giudicare, faccio fatica a giudicare i miei giocatori perché cerco soltanto di trasmettergli le cose, non mi piace giudicare il lavoro degli altri, non mi piace. Io ho guardato la mia squadra, ho visto che tipo di partita ha fatto e sotto un certo punto di vista sono contento perché ho visto una squadra di una categoria inferiore fare la partita. E gli altri adattarsi a noi non facendoci giocare, cercando di ostruirci di passaggio, facendoci spesso falli e poi non farci ripartire. Poi a me del resto di come sta il Brescia, sinceramente non posso giudicare perché non ci sono dentro. Io so che mi ha insegnato questo il mio lavoro, che se non ci stai dentro non puoi sapere cosa c'è di là. Io so quello che c'è in casa mia e so che c'è tanto da lavorare, quindi pensiamo a noi. E sono contento perché comunque. E le difficoltà erano tante, una squadra che ci aspettava, che chiudeva tutte le linee di passaggio, abbiamo avuto pazienza, abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo sfruttati, poi ovvio che ci siamo giocati tutti i gol oggi, con il gol di Monachello, il gol di Aloppini. E poi avevamo un po' di difficoltà al primo tempo a prendere i loro terzini perché ci stringevamo tanto, quindi il secondo tempo ho cambiato qualcosa, magari ho lasciato un po' più il dominio a un certo punto, ma perché volevo chiudere gli spazi e poi quando avevamo la palla di gestirla con più tranquillità. Perché comunque i primi tempi secondo me preparano sempre i secondi, i primi tempi abbiamo sempre difficoltà, poi la stanchezza, un po' si perdono le distanze, abbiamo fatto delle uscite da dietro bellissime e sono soddisfatto perché siamo ancora lontani da quello che ho in testa, ma molto contento per il percorso che stiamo facendo. Visto che c'è stato un saluto tra te e Daniele Castaldello fino a fine partita, vi siete detti qualcosa? È stato proprio No, no, un rapido un saluto. rapido saluto assolutamente, non c'è niente da dire. Poi. Saluto, niente di più.